Oggi abbiamo un altro replay di Mafia e mi scuso se si parte già dal deposito, in ogni caso non vi siete persi niente, è un 9 deposito con 11 racks, 12 racks, scusatemi, e niente, praticamente pensavo di aver cliccato il tasto di registrazione invece non era partito, insomma ci siamo persi 30 secondi. E ok, 13 gas, quindi molto probabilmente vedremo una partenza di 1-1-1 oppure un Reaper. Mafia, il giocatore ormai mi sembra sempre più attivo nei canali italiani. Oggi addirittura gioca contro un oro, quindi siamo direi ormai prossimi alla promozione, qualora ecco avesse voglia di giocare a fondo. Io non so. Potenziamento completato. Se anche voi lo sapete, però spesso e volentieri la difficoltà nel salire di lega non sta nel livello di skill raggiunto, ma sta nella quantità di game che si fanno, perché l'MMR, che sarebbe il punteggio nascosto, che è una specie di punteggio elo degli scacchi, basa molto, insomma, il suo conteggio sul numero di partite. Poi più partite fate e più è preciso e quindi avete più possibilità di salire. E, ok, quindi comunque si arriva questo Reaper, vede i tre Marine, però c'era una partenza di gas, quindi senza ombra di dubbio Mace sa che a breve gli arriverà una 1-1-1, quindi non si sa se ecco, a questa 1-1-1 seguirà una Pressure di Elior con Medivac e Marine oppure una Banshee. Sicuramente qua Mafia fa una cosa da gran giocatore, uno scout incredibilmente approfondito quanto basta per vedere tutto quello che sta facendo l'avversario, quindi ecco sicuramente si farà trovare pronto e con le giuste contromisure. Vediamo un po', qua c'è da dire che Mafia in questa fase di scout, per quanto possa averlo fatto approfondito, ha veramente bancato un po' troppi minerali, poteva buttarlo giù un pochino prima, questo centro di comando, e a questo punto decide di fare un reattore, un modulo tecnologico, e quindi molto probabilmente assisteremo ad un game DB, addirittura due Reaper. Due Reaper sono effettivamente tanti per un avversario che, ecco, sta facendo Banshee, quindi molto probabilmente... No, un avversario che sta facendo un all-in, perché quando si vede un tank... No, non lo fa il tank, forse, forse ok, forse sperava che l'avversario... o l'ha fatto, vediamo un po'. No, non ce l'ha il tank, quindi molto probabilmente sperava che Mafia facesse uno scout, vedesse la fabbrica con reattori, intuisse un tank e quindi magari pensasse ad un all-in. In realtà l'all-in poi non è arrivato, Mafia la scala non l'ha fatta e quindi ha semplicemente liftato il centro di comando, sì, la fabbrica, ha sostituito con lo spazio porto e si è preparato a fare un Raven. Le partenze di Raven sono solitamente partenze estremamente safe, che però sono un preludio alla Mac, salvo rari casi. Vediamo un po', Steampack, ok, io vi consiglio sempre, se fate Mac e vi piacciono le partenze di Raven, una partenza che ho visto fare a Jakigi tempo fa contro Polt, è un po' vecchiotto come replay, diciamo circa 3 mesi, dovrebbe avere ormai, però era interessante perché partiva con... mi pare un Reaper, poi faceva reattore e poi praticamente teccava Raven in modo tale da poter difendere di potersi difendere contro qualsiasi cosa. E poi però metteva giù un'espansione, mi pare a 3 minuti, comunque sicuramente da vedere. È una delle prime 20 partite che ho caricato nel mio canale, quindi se vi capita e volete giocare insomma Mac in modo veramente difensivo, quello è un ottimo replay. Io ho consigliato questi giorni di utilizzare il più possibile la bio in fase di pressure drop e in sostanza limitare il più possibile l'espansione del giocatore che fa Mech in terza, cioè quindi limitare il più possibile la terza del giocatore terra. Vediamo se Mafia seguirà quindi i miei consigli e quindi sfrutterà al meglio la mobilità della bio per prendere dei vantaggi iniziali considerevoli. Io mi auguro, ecco, che seguirà questo consiglio. Siamo a 9 minuti e mezzo, a breve dovrebbero arrivare anche le medica, forse un pochino fuori fase, perché effettivamente credo che un primo attacco massimo 11 minuti dovrebbe arrivare. Questo perché
verso i 12 minuti, grosso modo. Diciamo che si entra nel mid game e quindi entrato nel mid game l'avversario avrà molti siege, molti tank in siege, pronti ecco per difendersi. Poi quando io vedo le caserme volare è sempre un brutto segno, perché vuol dire che l'avversario ha già sostanzialmente fatto il numero di fabbriche che insomma che gli servivano. Ok, mafia, hai due medivac, parti, perché ogni minuto che perdi qui è un minuto che lascia all'avversario la possibilità di creare una terza, anche perché l'avversario per creare una terza, ad esempio in questo punto, dovrebbe spostare le linee di siege, quindi comunque sia a quel punto coprire questa linea di siege, questa linea, sì, coprire questa zona con una linea di siege, quest'altra con una linea di siege, è normale che questa la lascia scoperta e quindi almeno deve fare torre e quindi lo costringete a delle spese considerevoli in questa prima fase di partita. Tanti marine, forse qualche marauder in più non sarebbe guastato, tanti marine che insomma però vanno bene per un primo push, d'altro canto si mossono molto bene. Reattore alla fabbrica e effettivamente qua sta troppo in base mafia. Ok, ottima perché comunque sia sta dimostrando un'ottima macro e un'ottima capacità di salire di psi velocemente. Tra l'altro devo dire che anche da questo lato è migliorato molto, siamo su 53 CCV. Ancora lontani dall'avere i famosi 3 centri di comando a 12 minuti, però tutto sommato non ci lamentiamo. Veramente, questo è tutto tempo perso. Io a volte cerco di capire, di immedesimarvi nelle vostre partite, però veramente questo è tempo perso. Se fate la bio dovete essere consci dei suoi punti di forza, e il suo punto di forza, quando si parla di bio, è appunto il poter pressare quando l'avversario molto probabilmente va a mettere una terza. Poi qua spero, no, qua l'avversario decide di metterla nel posto meno difendibile di tutti. Qua veramente Mafia ha un colpo di fortuna, perché questa qua può tranquillamente cadere. Peccato che non la insegue, magari con pochi marine. Oh, ecco, qui praticamente Mafia si suicida. Sopra queste Hellbat. Mannaggia. Gli Hellbat si possono chitare, però quello che non potete chitare sono i colpi dei tank. Quindi vabbè, peccato, perché comunque sia il terra poi si è difeso discretamente. E quindi niente. Contro me è sempre buona norma tenere le torri Xel'Naga. Perché? Perché comunque sia, se voi siete, cioè, contro Mac, quando voi avete una bolla del genere di triple M, la cosa migliore che ne so, magari è tenerla una qua dietro. Questi cespugli, un'altra qui e poi uno qui alla torre Xel'Naga. Così, se puta caso, ecco, succedeva una cosa del genere, che magari questo avversario schiodava i tank in siege senza per aver preso la torre Xel'Naga, voi eravate già pronti con lo steampack per attaccarlo. È così che funziona la Mac. È così che funziona la bio contro la mech, perché questo qua è un'armata di 20 psi inferiore, però come potete vedere anche poi dal punto di vista dell'investimento in gas sicuramente è superiore all'armata di mafia, questo se ovviamente viene sfruttata la sua grande forza, che è quella del Siege. Ora io non capisco, questo qui continua ad andare avanti nonostante vede le scan. Ora mi sono immedesimato un attimo nell'avversario. Appena si vede una scan e avete una mech, dovete mettere i tank in Siege, perché si presume che l'armata sia molto vicina, quella del nemico. Vediamo Mafia, eccolo infatti, e quindi se questo qua non si sbriga a mettere in Siege perde tutto. Vediamo un po' se è infatti. Qua fa un colpo di genio l'avversario, qua veramente ha perso tutto, qua Mafia può muovarlo, servirebbe una piccola splittatina, sì, ma fondamentalmente ecco lo muova. Ottimo quindi questo ingaggio, poi le Viking non servono assolutamente a niente se si perdono le linee dei tank. Via tutto, poveri Marauder che esplodono contro la bomba e qua niente, l'avversario da GG, però sì, diciamo che qua Mafia ha giocato discretamente. L'avversario non ha giocato molto bene perché, vabbè, con la mech bisogna essere veramente confident quando si esce. Sicuramente non si esce a 18 minuti con un esercito da 130 psi, questo sì. E soprattutto non si esce con la mech non sapendo che i tank vanno messi in siege quando arrivano delle scan sopra la nostra armata. È l'ABC.
È l'ABC perché senza SIGE veramente la Mac può essere ammuvata tranquillamente dalla BIOS. Altra cosa che ha sbagliato questo giocatore, e poi parliamo di Mafia, che ovviamente il terzo centro di comando andava qua. Questo qui è un centro di comando difficilmente difendibile, soprattutto dagli attacchi della fanteria. Mafia, cosa c'è da dire? Cosa possiamo dire di te? Che migliori, migliori a vista d'occhio. Veramente, complimenti perché stai migliorando tanto, stai sempre di più sviluppando le tue tattiche, ne stai provando di nuove. Lavora di più sulla macro, forse un pochino di più, perché comunque sia, a 18 minuti non avevi neanche 60 SCV, quindi effettivamente questo è un po' poco. Per quanto riguarda gli upgrade, ci siamo, perché comunque sia il 3 all'attacco era già in produzione. E l'unica cosa, mi raccomando, attacca prima, perché comunque sia devi sempre essere in posizione quando poi magari l'avversario mette giù una terza base. E quindi magari devi essere lì a pressare, costringerlo, come dicevo prima, a splittare la sua armata per difendere più postazioni. Magari se attacchi qui l'avversario lascia scoperto questo fronte, quindi magari lo puoi attaccare meglio. Magari se qua ci sono dei tank in siege, vediamo un po', eh. Questa visione di tutti, ecco qua diciamo addirittura se qua aveva dei tank in siege potevi provare, magari se le Viking erano fuori posizione di drop in movimento, comunque sia la Mac, specialmente nelle prime fasi, nel momento in cui il terreno è costretto a espandersi, ha sempre un punto debole, difficilmente c'è il terreno che non mostra il fianco, anche oggi ho fatto vedere un replay di Matteo dove effettivamente stava usando, lui non stava usando Mac, stava giocando contro un avversario che faceva Mac, nonostante ecco, non abbia sfruttato al meglio le sue possibilità, ad esempio c'era la possibilità di contain e quindi di limitarlo in seconda con possibilità poi di intercambiare l'armata in modo costo efficiente. Comunque sì, ecco, questo per dire che la Mac ha sempre un punto debole nelle prime fasi, quasi sempre. Sfruttatelo, ad esempio in questo caso proprio era una terza che è arrivata molto in ritardo e insomma, e via dicendo. Sicuramente, ecco, un po' più di Marauder nelle prime fasi e un po' più di pressure e drop. Poi questo qua, da buon giocatore terra, aveva messo sufficienti torrette, però ecco, magari anche qui, quando ti poi entri con dai un colpo di boost, entri con 4 medivac in questa zona e il terra inizia a piangere, perché a quel punto deve togliere i tank dal siege, deve ritornare in base, posizionarsi, e mentre che le posiziona, la fanteria può distruggere qualche tank, nel mentre che i tank tolgono dal siege, scopre un altro fianco e via dicendo. Sicuramente, ecco, il terra che fa Mac deve essere lavorato molto ai fianchi dal terra che fa Bio nel mid game. Questo è quanto. Ringraziamo Mafia per la visione di questo video e ci vediamo con un nuovo replay la prossima volta. Ciao ciao.